finalmente eccovi qua, bambini. Ho bisogno di voi. Purtroppo oggi Musina Martina non vuole viaggiare. Dice che non vuole andare nel buio e le fa paura e si è chiusa in camera sua. E dai, Musina, ci sono anche i bambini, vieni! No, no, no e no. Io nel nero non ci voglio venire. Oh! Che figura ci fai con i bambini? Apri questa porta! Puoi entrare, è aperto! Eccoti! Dai, vieni, ci sono anche i bambini, guarda! Sì, li vedo. Ciao, bambini. Però... no, io non ho niente di nero da mettere dentro la valigia. Stavolta non ci possiamo andare nel nero. Oh, sì. Io ho già trovato tutto quello che serve. L'ho messo in valigia. Guarda dentro. Ops. Oh, oh. Un cappellino nero. Un guanto nero. E questa che cos'è? Una cerniera nera. Non avevi proprio... Oh, anche la teiera nera. Ok, va bene, le cose ci sono, ma io non ho voglia, ho paura, dai. Guarda, guarda che cosa ho trovato. Una lucina nera. Così se avrai paura del nero buio, potremo accenderla, eh? D'accordo, mi hai convinta. Va bene, ci vengo, ma mi devi promettere che se avrò paura accenderemo la lucina. Evviva, si parte! Sì. D'accordo. Mani sugli occhi. 1, 2, 3. Poi li riapro e vedo che c'è. Ah, eccoci. Oh, hai visto come siamo eleganti? Sì, bellissimi. Io luccico. Allora ti piace il nero? No, non mi piace. Dai, su, apriamo la valigia. D'accordo, apriamo. Speriamo bene. Oh, lo vedi, è tutto nero e nel nero non c'è niente. Cra cra, nel nero ci sto io, come ci sta niente? C'è sta il corvo e non soltanto. Guarda là, c'è pure il gatto. Un corvo? Sì, e là c'è il gatto. Miau, che tristezza, miau. Che triste. E il gattino? Che c'è, andate via. Perché sei triste? Perché saresti triste anche tu se fossi nero e nessuno ti volesse. A nessuno piacciono i gatti neri. Dicono che portiamo sfortuna, miau. Oh, ma non è vero. Certo che non è vero. Sei così carino. A me piace tantissimo. Anche a me. Bugiarda. Hai detto che il nero è brutto. A me il nero non piace perché il buio è nero. E chissà cosa si nasconde nel buio nero. Ma cosa dici mai? Il buio è meraviglioso. Se non ci fosse il buio, non ci sarebbe lei. La luna! Wow! Ciao ragazzi. Ha ragione il vostro amico gattino. Non dovete avere paura del buio. Di notte in cielo ci sono io. A proteggere tutti i bambini del mondo. Sei bellissima, ti vorrei accarezzare. La luna è troppo in alto per poterla toccare, ma laggiù mi potete accarezzare, riflessa nel mare. Guarda, è riflessa nel mare. Ciao ragazzi. Ci ha lanciato un bacino. Oh, guarda chi c'è nel mare. Ehi, tu chi sei, tu chi sei? Ciao ragazzi, sono il polpo quattro gambe, sono qua in fondo al mare a nuotare e a dirvi che il nero, oltre ad essere magico, è utile per me. Io col nero mi difendo da chi mi vuol mangiare, spruzzo l'inchiostro, scompaio e non mi si vede più, così. Wow! Che bello! Sì, adesso mi credi che anche il nero è bello e divertente e non c'è niente da aver paura? Sì, orsetto musetto, avevi ragione. Oh, sono proprio contento. Ora possiamo ritornare a casa e io sarò più coraggiosa. Non ho più paura del nero e del buio. Oh, benissimo. Allora salutiamo il gattino. Oh, oh, non c'è più. Se n'è andato. Che peccato. Pazienza. Pazienza. Rientriamo? Sì. Ok. E allora?
Ah, sì! Oh, è stato un viaggio magnifico quello nel nero. Grazie, Orsetto Musetto, per avermi convinta a venire. Miau! E cosa fai? Mi prendi in giro, miagoli? Ma veramente non ho miagolato io. Eppure io ho sentito un miagolio. Miau! Ma non verrà mica dalla valigia? Oh oh, ascoltiamo. Miau, 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 aprite. Ah, viene proprio dalla valigia. Miau. Ah, ma tu che ci fai qui? Ecco, miau, mi sono infilato in valigia di nascosto. Evviva, hai fatto benissimo, sì, sì. Ma come mai? Ecco, veramente, voi avete detto che mi piacciono i gatti neri, allora mi chiedevo, non è che potrei stare un po' con voi? Sì! Ma certo che puoi stare con noi, che bello, saremo in tre. Oh, sì. Miau. Bellissimo, sono proprio contenta. Benvenuto a casa nostra. E poi, tra l'altro, vi porto anche un regalino da parte del corvo. Mi ha detto di farvi avere la sua piuma, come ricordo. È in valigia, vacci a guardare. Certo, subito. Oh, grazie, corvo. Questo bisogna metterlo subito nella valigia dei ricordi. E che cos'è la valigia dei ricordi, miau? È una valigetta nella quale noi mettiamo i ricordi di ogni viaggio. Oh, che bello! Ne vorrei una anch'io! Ma anche i bambini hanno bisogno della loro valigetta per mettere i ricordi di questo bellissimo viaggio a casa dei colori che abbiamo fatto insieme! È vero! Allora potrei fare così. Costruiamo una piccola valigetta per il nostro gattino. Oh, miau, grazie! E nel frattempo, mentre la costruisco, i bambini vedono come si fa. Così potranno costruirne una tutta per sé. Sì, e metterci dentro tutti i disegni di questo bellissimo viaggio fatto insieme. Mi sembra un'ottima idea. Al lavoro. Sì, al lavoro! Allora, per costruire una valigetta basta avere una scatolina. Questa piccola andrà bene per il nostro gattino, ma voi potete utilizzarne una più grande a casa. Molto semplice. Visto che oggi siamo andati a casa del nero, utilizzerò del cartoncino nero e comincerò a ritagliare 4 triangolini. Che poi attaccherò così, su tutti gli angoli della nostra scatolina. Ecco qua. Per fare il manico basta aver ritagliato una strisciolina di cartone così piccola da piegare in questo modo e attaccare qui, così. Ecco qua. Ops, oh oh, manca la chiusura. Basterà un cordino o un vecchio laccio da scarpe, attaccato qui e legato così. Gattino, ecco la tua valigia. Miau, oh, oh, ma è bellissima, grazie. Che dolce che sei. Oh. Che ne dici, ora di andare a fare un po' di pappa? Sì, miau, papà. Ehi ragazzi, non penserete mica di andare a fare la pappa senza di me? Certo che no, andiamo tutti insieme, ma prima dobbiamo salutare i bambini. Oh sì! Certo, miau! Spero che vi siate divertiti a viaggiare a casa dei colori insieme a noi e che abbiate tanti ricordi da mettere nella vostra valigetta, da mostrare anche ai vostri amici, come noi li mostreremo al nostro nuovo amico gattino. Miau! Sì, li voglio vedere tutti, non vedo l'ora! E andremo subito a guardare. Bambini, grazie di averci fatto compagnia durante questi viaggi. E ricordate la nostra formula. Mani sugli occhi. 1, 2, 3. Poi li riapro e... un bacino per te! Inviateci le foto dei vostri disegni via WhatsApp sul numero di Musetto. Vi aspettiamo!